Signora, ma anche la cialda? Niente di meno. Vuole provare? A me un caffè mi piace proprio assai. È una passione. Ma tutto questo caffè non la rende nervoso? Mai. Il caffè Motta dà gusto e vigore alla vita. E allora che facciamo? Rinviguriamo. Amici sportivi, ben ritrovati in zona mista, mercato chiuso, ufficialmente chiusi i battenti a Milano da circa 39 minuti. Salernitana consigliata all'unanimità, volendo insomma escludere i colpi stratosferici della Juventus, regina del mercato, soprattutto per il numero, per la quantità, ma anche per la qualità. Poi andremo nel dettaglio delle operazioni portate a buon fine, ben 10 acquisti e la lista potrebbe ulteriormente arricchirsi nella giornata di domani, perché c'è ancora tempo, spazio per poter tesserare eventualmente giocatori senza contratto. 10 giocatori che di fatto, così come promesso da Iervolino e ribadito da Sabatini, rivoluzionano completamente il volto della squadra granata. Tanto entusiasmo, tanta partecipazione, sbigottimento, perché oggettivamente non si era abituati ad una campagna acquisti, soprattutto nella sessione invernale, così roboante, perché oltre alla quantità c'è anche la qualità di giocatori dal passato illustre, da un presente importante e da un futuro tutto da scoprire, con Sabatini che ha infiocchettato questo nuovo gruppo da consegnare nelle mani di Colantuono. Ne parleremo con Giovanni Perna. Buonasera a tutti. E con Luciano Carafa. Ciao Marcello, buonasera. A distanza di un po' di tempo, un piacere rivederti. Competentissimo Luciano Carafa, sempre molto acuto nelle sue osservazioni. Ricca anche la scaletta, perché tra poco a reti congiunte, il caso di dire, Sabatini direttamente da Milano commenterà il mercato della Salernitana. Siamo in attesa di un videomessaggio, insomma, per farla semplice. Considerato che quello che ha fatto le reti unificate, a reti unificate si attagliano al personale. L'orario di emissione, così come premurosamente insomma raccontatoci dall'ufficio stampa della Salernitana, è alle 20:45, quindi insomma a breve avremo anche il commento ufficiale di Walter Sabatini su questa campagna, su questa veramente campagna invernale, possiamo definire in maniera anche abbastanza pomposa. Io che vado oltre con le parole, tu lo sai bene. Esatto. La rivoluzione di gennaio. La rivoluzione di gennaio, ci sta tutto. Come insomma, anche come immagine iconica, no? Perché effettivamente ne parlavamo prima a microfoni spenti e possiamo partecipare e rendere partecipi i nostri amici telespettatori. Insomma, immaginavamo qualcosa di importante, però oggettivamente 10 sì. giocatori acquistati e anche di buona qualità in così poco tempo da una squadra ultima in classifica che fino a qualche settimana fa tutti quanti davano già per spacciata, con tutte le difficoltà poi che in qualche modo accompagnano i trasferimenti, perché sai, accettare una squadra che in qualche modo sembra già incamminata verso la Serie B è molto difficile, un miracolo calcistico possiamo definirlo, quello portato a buon fine. Ma le presentazioni sia di Iervolino e di Sabatini erano state molto molto confortanti, ma poi a vedere uno scenario del genere, obiettivamente ne abbiamo parlato, io a memoria non mi ricordo di un mercato così importante, soprattutto a gennaio, perché gennaio è un mercato ancora più difficile rispetto
all'estate un mercato così importante della Salernitana. Presidente, buone impressioni, sta dimostrando che effettivamente è uno che ha le idee molto molto chiare, è uno che promette e mantiene. La stessa cosa di rimbalzo anche Sabatini, quindi insomma adesso ci attende un finale di campionato, diciamo così, più stimolante, perché si erano persi un po' gli stimoli da parte dei tifosi, dell'ambiente salernitano. E non voglio malignare anche da parte di qualche componente tecnica all'interno della squadra. Ecco, è chiaro che poi dalla teoria, Giovanni, bisognerà passare alla pratica, quindi non basta acquistare così tanti giocatori per poi avere la certezza della squadra che funzioni, che raggiunga insomma un traguardo al momento insperato come la salvezza. Probabilmente ciò che invece va sottolineato è la volontà, cioè la passione, l'impegno, la partecipazione, che insomma sono state profuse in quantità industriale per cercare di dare una dignità a questa stagione. Questo è ineluttabile, poi a prescindere da quello che sarà il risultato del campo. È vero, non può che essere così, però un motivo di conforto viene dal fatto che sono stati presi quantitativamente tanti calciatori. Poi dopo andremo nel dettaglio. Qualitativamente lo scopriremo per strada, però la sensazione forte, e Luciano che è uomo di calcio forse mi potrà confermare in questo, è che non sono stati presi un tanto al chilo, ma secondo un progetto tecnico Un'idea. pensato. Noi stasera, tu sai che io, diciamo, fra poco metto la sciarpa, comando Walter Sabatini, eccetera, però mi sento di ringraziare veramente tanto Danilo Iervolino, Sì, e beh, perché perché se Sabatini si è se mosso. Sabatini è stato messo in condizione di agire dal fuoriclasse che è del mercato, è perché ha trovato disponibilità economica, diciamolo, perché poi insomma i calciatori si comprano, e visione dell'imprenditore. Bello. Non so, ci auguriamo tutti che questo porti a un finale veramente hollywoodiano, ma indipendentemente da Il questo, segnale è resterà forte. alla fine di questa stagione un grandissimo dirigente che ha alle spalle un imprenditore con una visione. Anche Possiamo già perché, essere contenti di questo, e non è ecco, poco, non è poco. questo è un dato da sottolineare, perché ne parlavamo con Luciano Carafa proprio appena visti, perché Iervolino ha operato lo sforzo, immaginato un percorso che non era certamente di breve termine, ma ci auguriamo molto più ampio, e considerando il momento e la classifica, poteva anche tranquillamente, nessuno credo avrebbe mosso un dito, dopo tutto quello che si è vissuto, soprattutto in questa prima parte della stagione, già spostare il suo obiettivo al prossimo anno, no? Con una squadra di fatto virtualmente retrocessa, cioè ok, proviamo a retrocedere in maniera dignitosa, ma L'insediamento intanto nell'ultima cominciamo a settimana, costruire per il futuro. Invece, insomma, 10 acquisti di questo calibro testimoniano una volontà chiara, cioè quella di provarci subito. Poi, ma lui è insomma, questa è la abituato. scommessa, Lui è abituato e l'ha detto nella presentazione. ma non Poi sempre basta dirlo qualcuno per poi molto, farlo, Luciano, sì, cioè, il conto è dirlo e lui poi il conto è essendo abituato a non perdere. Io non dico a vincere perché ne stiamo parlando, non è detto che con i 10 acquisti poi riesci ad ottenere la salvezza. Poi lui fa del rispetto dei ruoli una sua prerogativa importante. Il rispetto dei ruoli, lui l'ha detto, io prendo uno dei migliori, prenderò un direttore sportivo, mi affiderò in tutto e per tutto a lui, poi è normale, valuterò il suo operato, però io, la società, metterò tutto quello che ha a disposizione. L'ha fatto, lo ha detto, l'ha fatto, quindi da questo punto di vista me lo aspettavo un atteggiamento del genere. Allora, intanto ci informo che il collegamento con Sabatini è insomma procrastinato di 10 minuti intorno alle 21. Allora, la regia può già approntare il collegamento, il primo collegamento in scaletta con Nicola Roberto. Eccolo, lo vedo già pronto in Ciao Marcello, postazione. bentrovati a tutti. Ciao Nicola. No, insomma, abbiamo parlato di questa campagna acquisti, vogliamo poi andarla a definire nel dettaglio, insomma, tra acquisti e cessioni, insomma. Sono stati tanti movimenti, la regia può anche aiutarci con delle sovraimpressioni. Prego Nicola. Diciamo che Sabatini ha messo su un'altra squadra perché
Le operazioni in entrata sono 10 a stasera, ma domani diventeranno 11 con Perotti. Quindi hai, che è un giocatore, hai la che certezza che domani Perotti possa legarsi alla Salernitana? C'è la volontà della Salernitana di portare Perotti a Salerno. È un giocatore svincolato, che certamente è fermo da oltre un anno per infortunio, però insomma sembra che siano state prese informazioni rassicuranti, c'è un rapporto forte tra Sabatini e Perotti. Sì. E potrebbe provare a rilanciarsi a Salerno, certamente non sarà un ingaggio faraonico quello che la Salernitana proporrà a Perotti, però è anche vero che è un giocatore fermo da più di un anno. È una chance che gli viene voglioso concessa. Di tornare a respirare. Nicola? Dicevo, respirare anche un po' l'aria dello spogliatoio del campo, insomma, sembra propenso ad accettare. Chiaramente 10 acquisti con Perotti pronto a firmare sarebbero 11, 4 cessioni, quindi insomma la rosa si è ulteriormente allargata, c'è cioè un più 7. Scusami Nicola, parli di 4 cessioni perché non consideri Aie e Castiglia, no? Sì, oppure non Caglione consideri Castiglia e Caglione, non li considero perché erano calciatori, cioè, che non facevano già parte, cioè, di questa rosa, erano solo federalmente della Salernitana, ma in effetti escono da questo gruppo 4 calciatori: Simi, Gondo, Aie e Bogdan. Non è uscito Belez, che ha avuto offerte anche in questa ultima giornata di mercato, in particolare dalla Ternana. Non sono usciti i centrocampisti perché ne sono arrivati alcuni, avete già, insomma, c'è la schermata che fa il punto, però insomma il centrocampo adesso diventa un reparto particolarmente abbondante, come il settore dei difensori centrali, e tolto all'uscita di Bogdan sono rimasti tutti. Vediamo, perché ci sono anche dei mercati esteri ancora aperti, e quindi magari qualche giocatore, qualche straniero, penso ad esempio, non so se ci sia la volontà della Sedano del calciatore di andare via, ma ad esempio Stramberg potrebbe essere anche un giocatore che trova collocazione in un altro mercato, qualora la Salernitana non puntasse più su Stramberg. Anche perché, un esempio, anche perché Nicola, poi bisognerà far conto sulla lista, cioè quindi molti dei giocatori in questo momento tesserati per la Salernitana rischiano di uscire fuori dalla lista, insomma, perché di 25, esatto. Sono i giocatori sotto contratto al momento, sono 31, diciamo anche 32, e a quel punto con i 5 portieri, perché c'è anche Russo da considerare, chiaramente credo. Vabbè, c'è qualche under, c'è qualche under? Sì, c'è anche qualche under, però anche per gli under, cioè la lista complessiva dei 25 non ti permette di andare all'infinito, quindi insomma diciamo che qualche giocatore anche over, i 17 over, ora a mente non riesco a fare il conto, però ci sono 17 over, queste sono le caselle, bisogna capire se i posti sono già esauriti, se ce n'è qualcuno, se qualcuno va fuori lista. Assolutamente sì. Ecco Nicola, per insomma chiudere questa panoramica sul mercato della Salernitana, è stata l'ultima giornata come sempre abbastanza convulsa, anche se mi pare che la Salernitana sia arrivata abbastanza in frenata, perché l'accelerazione è stata fatta soprattutto negli ultimi 2 giorni. Oggi mi pare che si sia limitata soltanto a ratificare e a depositare qualche contratto. L'unico colpo, diciamo sì, vero, è stato quello di Radovanovic, ma anche quello era di fatto insomma già impiantato, già impostato. Ma diciamo che la Salernitana forse oggi ha fatto un altro acquisto, cioè Franck Ribéry, perché sul calciatore insomma c'è stato un po' di movimento in tarda mattinata, e sembra che insomma anche Sabatini si sia mosso in prima persona per tranquillizzarlo, insomma per far rientrare una situazione insomma di un calciatore un po' sfiduciato in qualche modo, un po' di più. Io ho l'impressione che su Ribéry si sia costruita un po' una fake news, cioè la sensazione, anche per il modo in cui è nata, per il modo in cui è stata proposta, mi pare che si sia fatta una tempesta in un bicchiere d'acqua senza che Ribéry probabilmente fosse anche a conoscenza. Ufficialmente non aveva detto niente, è chiaro, Ribéry. Cioè, credo che, però, insomma c'è stato qualche movimento un po' strano, ecco, diciamocela tutta, anche dal punto di vista proprio mediatico intorno a Ribéry, si è provato un po', ecco, ad inquinare la situazione, ma io credo che Ribéry non avesse per nulla intenzione di
abbandonare il calcio, così come a un certo punto, soprattutto in questo momento. Quindi insomma, credo che ci sia stata un po', ecco, diciamo, chiamiamola confusione e chiudiamola qui. Va bene anche questo, cioè ci può stare. Sono le classiche manovre. Cioè, nell'ultimo giorno di mercato succede sempre qualcosa. C'è sempre qualche giallo nell'ultimo giorno di mercato. Sì. Va bene. Allora Nicola, d'accordo, grazie. Chiaramente da domani bisognerà cominciare a lavorare, immagino avrai tanto lavoro da fare per capire un po' come Colantuono poi dovrà mettere insieme tutta questa abbondanza, perché insomma, intanto dobbiamo ancora accogliere gli ultimi due volti nuovi, perché i brasiliani Ederson e Mikael non sono ancora fisicamente sul posto, perché quindi poi siete anche più attesi, sono le scommesse di Sabatini. Sì. Su Ederson, e poi vi lascio, insomma, ascoltavamo prima la diretta su Sky Gianluca Di Marzio, che in tema di mercato insomma è un'autorità, raccontava come tanti operatori di mercato si domandassero come avesse fatto Sabatini, come avesse fatto la Salernitana a portare Ederson a Salerno, perché è un giocatore che insomma era molto seguito, già conosciuto da tanti addetti ai lavori, e la valutazione di 6 milioni e mezzo insomma fa capire l'investimento importante, e quindi anche in proporzione insomma ci aspettiamo un giocatore che dimostri di valere già questi soldi. Assolutamente sì. Bene, anche il coraggio da parte della proprietà, a me fa piacere ribadire, no, perché spesso siamo stati critici nei confronti delle precedenti proprietà, però insomma, sottolineare, no, Luciano, una proprietà che segue Sabatini, segue il direttore sportivo, si fida del suo fiuto e punta mettendo soldi tanti. Non è difficile fidarsi di Sabatini, quindi da questo punto sì. Quello già convincere Sabatini a venire a Salerno già è stata una scommessa importante da parte del presidente, biglietto da visita più importante. Sarei curioso di vedere in tutti questi acquisti e quelli che eventualmente se verranno, Colantuono in che percentuale ha influito? Secondo me zero. Zero. Sì, dico minima, ma se ha influito in qualcosa, magari potrà influire sicuramente, credo, almeno nelle ma zero, non voglio mancare di rispetto a Colantuono, nel senso che Sabatini è stato chiaro, Nicola, correggimi se sbaglio, eri presente anche tu alla conferenza stampa, Sabatini si è assunto la responsabilità, è chiaro che ha condiviso un progetto, però poi sulla scelta dei giocatori insomma credo che Colantuono insomma abbia inciso poco, forse avrà detto ma se riusciamo a mettere una linea a 4 piuttosto che a 3 si saranno interfacciati sulle caratteristiche, però anche perché il comandante Sabatini segue sentieri che nessuno conosce, insomma adesso tutti quanti gli operatori di mercato conoscevano Ederson, domani dice Boinen l'ho visto giocare da piccolino. La verità è che Sabatini è arrivato prima e meglio, perché conosce di più. Tra l'altro mi è sembrato anche di capire durante questa finestra di mercato, quando veniva fuori l'interesse vero o presunto della Sanità, quindi Sabatini su un determinato calciatore, un nome per tutti, Zamè è diventato improvvisamente l'oggetto del desiderio di tutti. Quindi vuol dire che insomma lui fiuta la pepita e gli altri saggiamente lo seguono. Grazie Nicola, buona serata e buon lavoro. Grazie a Nicola Roberto. Se la regia ci propone nuovamente la schermata, noi siamo sempre in attesa di lumi dalla regia, perché a breve dovremmo avere in collegamento Walter Sabatini, che insomma in qualche modo opererà, insomma farà una sorta di punto sulle operazioni di mercato, esatto, alle 21. Allora, questo è il quadro. Potrebbe aggiungersi un'undicesima casella rappresentata da Perotti. Sì, ne parlavano stasera in maniera insistente. E chiaramente è un uomo di Sabatì. Veramente una scommessa, no? Perché Perotti questo è fuori dai giochi. Credo che si accontenti veramente di un'opportunità. Non credo che Perotti abbia necessità di guadagnare per vivere, però vuole rientrare nel calcio italiano, e Sabatini, in questo molto abile, potrebbe insomma prospettargli l'occasione. Che mi dici allora? Chi è che ti insomma solletica la fantasia? A te chiedo giudizio da tifoso, poi a Luciano al limite
insomma, una domanda un tantino più tecnica. Sì, no, infatti, posso anche diversificare, faccio a te la domanda tecnica. No, ma assolutamente con me ti devi fermare, così evitiamo brutte figure, anche perché io sono un utente finale da YouTube, insomma, a parte chiaramente Mazzocchi che ci siamo incrociati, Sepe, Fazzi, insomma, Verdi, è chiaro come fai a non conoscere, insomma. Però parlando dei nomi, quelli lì più eclatanti, è chiaro che li ho visti soltanto sui filmati di YouTube, e, come dire, l'occhio è stato sicuramente rubato da Ederson e da Michael, sul quale, se ho ben compreso, a suffragare ancora di più quanto, diciamo, sia stato importante il prestito con diritto di ma indipendentemente dal raggiungimento della, credo che ci sia stato questo passaggio ulteriore, non è cosa da poco. Iervolino ha scommesso su questo possiamo calciatore. Dire Luciano che altro, scusami, sì. Una storia bellissima di questo ragazzo, che praticamente si sposa la Salernitana negli spogliatoi prima della sua ultima partita, caratterizzata da 3 gol. Da 3 gol si porta il pallone a casa, veramente. Ecco, possiamo dire una cosa, Luciano, o è eccessiva, guardando appunto il quadro degli acquisti, che qualcosa di futuro c'è già? Cioè, è vero che è stata costruita una squadra a pronto uso, un instant team, però in questo instant team qualche elemento sul quale costruire la Salernitana che verrà, noi ci auguriamo che sia una Salernitana da Serie A e non viceversa, non da Serie B, c'è già, o sbaglio? Secondo me sì, ma loro Sabatini lo disse, non prenderemo tanto per l'anno prossimo? La squadra, diciamo così, però almeno di questi acquisti il 50% è anche in proiezione futura. Non credo che abbiano fatto un mercato solo ed esclusivamente per tentare di salvarsi, ma conoscendo Sabatini sono convinto che al di là di poter attingere per il 50% anche, e si spera di no, in Serie B, lui è uno che riesce a ottimizzare per tutti gli acquisti che fa. Ecco, lo ha sempre fatto e lo farà anche tra le scommesse. Tra le scommesse di Sabatini, oltre ad Ederson, a Boinen, che sono effettivamente a Mousset, che sono giocatori poco noti al grande pubblico, rivalutare Verdi, esatto. Secondo me Simone Verdi è veramente è un giocatore, tu hai parlato di fantasia, che cosa ti stuzzica? Verdi è un ottimo giocatore e che però motiva da qualche stagione, sì, però è uno che ha qualità, cioè un giocatore di qualità, hai sempre la possibilità, cioè, in un ambiente questo, importante. Questo giocatore 2 anni fa era nel giro nazionale. Cioè, parliamo di un giocatore passato al Napoli per 24 milioni di euro. Esatto. Cioè, oggi si spendono queste cifre solo per giocatori importanti. Quindi mi parlavi di fantasia, adesso sì, ma Verdi, giocatore che a pieno regime anche, ecco, in Serie A, la scommessa a vedere se riesce, sì, a superare, sì, 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 qualche, sì, sì, impaccio fisico in un ambiente buono dove lui potrebbe. Attenzione, Sabatini ci ha tenuto a farci sapere che Verdi ha sposato il progetto Salernitana indipendentemente dall'esito della stagione in corso, quindi la Salernitana scommette forte su Verdi. Verdi probabilmente, mi auguro, sia stato lungimirante, certamente intelligente, ha individuato la piazza giusta. Posso per il rilancio, parliamo di un 29enne peraltro. Secondo me la conferenza stampa del presidente ha spostato gli equilibri. Io non credo che l'abbiano vista solo i tifosi della Salernitana, l'ambiente Salernitana. Lei ha avuto sui media nazionali. Lui mediaticamente ha colpito non solo noi, ma secondo me anche un po' tutto l'ambiente calcistico. Parliamo di presidenti, ma anche i giocatori. Comunque i giocatori tendenzialmente guardano, ascoltano. È una conferenza, un panorama abbastanza piatto, sì. È stata un po' una novità. Sì, ha colpito molto, e questa cosa qui ha dato una mano a Sabatini, non ne aveva bisogno, però per quanto riguarda il mercato. E siamo solo all'inizio, pensa, si frega le mani. Ma cioè, pensa all'insediamento di un presidente, pensa all'insediamento di questo presidente 2 settimane prima, 3 settimane prima. Lo so, però
Cioè, poi... io credo che avremmo avuto veramente un'altra squadra. Meglio tanto. Potevi fare qualcosa in più in uscita, perché avresti potuto fare qualcosa in più in uscita, quindi questo voleva però dire. Però sai, così come, e questa credo che sia poi una caratteristica del mercato, così come in tanti hanno accettato di buon grado il trasferimento a Salerno pur considerando la posizione di classifica, chi era già a Salerno e che semmai aveva già paventato l'idea di andare via fino a qualche tempo fa, cioè la conferenza stampa di Ervolino l'hanno vista i nuovi, ma l'hanno vista anche i vecchi, e qualcuno... un nome su tutti, Federico Bonazzoli, tu sai che io sono molto social, ha appena postato su Instagram una esatto, foto c'è cioè qualcuno di che voleva andare via, detto a questo punto resto. Io immagino che Federico Bonazzoli stesse più di ma non se vuoi la conferenza adesso non lo dimentichiamo appena tre settimane fa, quattro settimane fa, Colantuono lanciò un SOS dicendo guardate la situazione è disperata perché qui non abbiamo più certezze. Io credo che tra questa mancanza di certezze anche i calciatori insomma avrebbero volentieri lasciato Salerno, anche perché non avevano nemmeno la certezza di proseguire la stagione, visto quello che si stava paventando. Allora abbiamo provato, intanto la regia appena è pronto Sabatini, potete interrompermi assolutamente per ascoltare dalla viva voce del direttore sportivo della Salernitana il suo commento alle operazioni di chiusura. Abbiamo anche provato a immaginare, non ce ne vorrà Colantuono, c'è un telefono che squilla, non è il mio, non so qua, forse è il tuo Luciano, no. È quello del nostro operatore, perfetto. Dicevo, abbiamo anche provato a immaginare una Salernitana vestita di nuovo, se la regia ci può proporre a tutto schermo questa ipotesi di formazione che abbiamo messo così sulla lavagna, ed è una Salernitana ridisegnata col 4-3-3. Ecco, se la regia me la manda a schermo pieno posso avere contezza, anche se la ricordo, cioè portiere Sepe, che dovrà anche guardarsi dalla concorrenza di Vic Benez, che è voluto rimanere a Salerno nonostante diverse offerte dalla B, senza dimenticare il Fiorillo, cioè abbiamo tre portieri di livello. Poi linea difensiva a 4 con Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri. Ricordiamo però Giomber è un giocatore che secondo me messo più sereno, che ne dici? Ma sì, io devo dire la verità, a me piace molto come difensore, poi affiancato da un uomo di esperienza ma soprattutto di personalità come Fazio, potrebbe aumentare il suo rendimento. Calcoliamo una formazione importante, ma in Serie A ho una partita ogni tre giorni, calcola di avere una rosa molto ampia e qualità, quindi avranno tutti la possibilità di poter giocare. Anche perché se la possa recuperare le partite non disputate. C'è una formazione titolare, ma qualsiasi squadra di A non ha una formazione titolare base, non esiste perché più. Si cambia sempre, ecco perché poi allargare la rosa in maniera qualitativa è importante, anche per raggiungere una salvezza insperata. Noi abbiamo posizionato Dragusin, così viene pronunciato in rumeno, al fianco di Fazio. Dragusin, difensore giovane, arrivato in prestito dalla Juventus, ha fatto una breve parentesi a Genova con la Sampdoria, poi insomma la Juventus ha richiamato a Torino per poi darlo in prestito alla Salernitana. È un giocatore di cui si dice da tempo un gran bene, la Juventus ha rischiato di perderlo, è stata costretta a fare un contratto importante, un quinquennale, perché era un giovane sul quale si erano appuntate le attenzioni già di diversi top club europei, e quindi è un ragazzo di sicuro avvenire. Giomber è un giocatore che sicuramente può fare a causa della sanità, ma non dimentichiamo, poi ripeto, c'è Gagliolo che ha avuto la rosa adesso, un crescendo di prestazioni, c'è traffico, insomma, diciamo qualcosa di buono c'era anche prima, non è che la Salernitana soprattutto diciamo... a sinistra tra Ranieri, Ruggeri, Jarosinski, bisogna vedere, poi qualcuno andrà fuori lista è matematico. E al centrocampo, che è sempre stato oggettivamente negli anni, in questi anni, io veramente da tempo, da molti anni abbiamo sempre lamentato un centrocampo molto... mi rivolgo a un ex centrocampista come Luciano Carà, sempre un centrocampo poco qualitativo, poco assortito. Ora abbiamo
almeno diciamo sulla carta, carta sì. Noi dobbiamo capire, sì. Ederson e Boinen, ottime referenze, dobbiamo vederli, però vogliamo almeno sulla carta sono giocatori di qualità. Abbiamo posizionato al centro l'asse là con Ibalì, che è diciamo sì, un metronomo, però si può anche giocare a due con che, quattro, che va a supportare quattro, due uomini di qualità, uno, sì, poi, sì. Diciamo che adesso c'ha qualità la Salernitana, sulla carta. Ecco perché dicevo, parlavo dell'allenatore, si sarà confrontato, ma non dico per prendere l'uno o l'altro, per vedere un po', perché io credo che nel momento in cui Sabatini prende giocatori anche importanti, diciamo così, un allenatore deve insomma relazionarsi in maniera importante col direttore, in modo da potergli schierare e fargli rendere al meglio. Quindi allora insomma, scusami Luciano, allora sì. Ascoltiamo Sabatini, perché abbiamo pronta insomma il videomessaggio di Walter Sabatini, che insomma a Reti Unificate ha rilasciato questa intervista all'ufficio stampa della Salernitana, che poi in maniera molto solerte ha provveduto a girarlo a tutte le redazioni giornalistiche. Ascoltiamo Sabatini. Momento al mercato, io mi sembra semplice, abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissi, non sono esaltato francamente, ma sono moderatamente soddisfatto, perché sono venuti alcuni buoni calciatori, giovani ma molto buoni. Poi il mio problema e il nostro problema sarà quello dell'assemblaggio. Purtroppo non ci avremo lunghe giornate per preparare la partita, e dico la partita perché la partita dello Spezia già è esiziale, e mettere subito una squadra di fronte a una gara di questo genere mi preoccupa un po'. Però sul conto delle qualità dei giocatori che sono venuti sono molto tranquillo, perché sono giocatori forti. I due attaccanti sono molto mobili. Michel è un giocatore che dentro l'area di rigore si fa rispettare anche fisicamente. Musset è un giocatore che parte un pochino più da lontano, ma c'ha dei tagli brucianti verso la porta. Sono molto contento. Sono contento naturalmente di Verdi. E poi si è aggiunta alla lista Diego Perotti, che è un campione, che viene da stagioni tripolate, però io l'ho fatto seguire nel percorso di recupero che ci ha avuto e sta molto bene. Adesso nominarli tutti mi sembra anche improprio. Sono complessivamente soddisfatto. Boinen sarà un calciatore che all'inizio stenterà un pochettino, ma poi tirerà fuori le sue qualità balistiche e di posizionamento in campo. Piede sinistro felice, molto preciso nella trasmissione della palla. Dragus impara il suo, ha già giocato bene nella Sampdoria, voglio dire, quindi è un giocatore importante per noi. All'ultimo tuffo abbiamo rinunciato a Izzo, che è un giocatore che forse per la causa poteva essere importante, ma per tutta una serie di motivi non siamo riusciti a farlo. Ivan ci deve garantire esperienza, solidità, e ci deve garantire presidio di fronte alla difesa, perché poi gli altri giocatori tendono un pochettino a scappare. Per esempio Ederson è un giocatore che scappa un pochettino, ma deve scappare perché sono le sue qualità. Scappa, va a cercare la porta, va a cercare il fronte d'attacco avversario, quindi avevamo bisogno di un punto di riferimento e abbiamo individuato Radovanovic, e sono molto contento che sia venuto. La spina dorsale del campo mi sembra ricostituita, con tutto il rispetto di chi c'era già, i ragazzi lo sanno come la penso, perché io ho detto sarebbero dovuti, devono accettare l'arrivo di nuovi giocatori, si devono mettere in competizione leale, sportiva con loro, e sto parlando di tutti i giocatori che sono già alla Salernitana. Dietro abbiamo preso un giocatore che a Roma chiamavano il comandante, perché ha questa, come dire, tendenza a registrare, a dominare il reparto. Anche lui viene da un lungo periodo di inattività, però è un giocatore che appena farà la condizione ci garantirà la stabilità difensiva. In generale quindi posso dire di essere soddisfatto, non esaltato ma soddisfatto. Mi dispiace molto per un ragazzino nostro che è all'Ancona, che io avrei voluto recuperare, Edoardo Iannoni, che avrei voluto recuperare nel 2001. Ci avrebbe fatto molto poco, un centrocampista in più
grande spunto, di grande corsa con la palla, però non abbiamo trovato l'accordo con l'Ancona per liberarlo. E stranamente, in mezzo a questa bufera, mi preoccupo più di questo ragazzino che non sono riuscito a riprendere che di altri giocatori che magari potevano essere obiettivi. Ma generalmente vorrei un po' tranquillizzare i tifosi e intanto ringraziare il presidente Iervolino, perché ho già avuto modo di dire che io mi sono presentato, anche se fossi stato un somaro, e chiarisco che non lo sono, ma mi sono presentato con un cannone di ultima generazione dentro il calciomercato di questo periodo, perché il presidente mi ha dato veramente le risorse e la possibilità di lavorare bene come mai ho lavorato nella mia carriera, ormai anche piuttosto lunghina, e quindi sono contento, ci sono tutti i presupposti per combattere e lo faremo, e da domani parte una nuova stagione per tutti. Io sarò a Salerno naturalmente, perché domani mattina viaggio per Salerno, perché voglio vedere il primo allenamento tutti insieme, e sono, come ripeto, molto fiducioso, non mi illudo. Ho visto con molta rabbia e frustrazione che alcune TV ci danno al 93% retrocessi, e io, come in occasione di una mia vicenda personale in cui mi davano l'80% spacciato, e io mi sono giocato il mio 20% che poi si è dimostrato vincente, anche in questa occasione io mi tengo il mio 7%. Ci hanno attribuito un 93% di possibilità di retrocedere, rimane fuori un 7%, io me lo gioco. Me lo gioco insieme a tutta la società, insieme ai ragazzi, all'allenatore, a tutti. Sarà un 7% che ci avrà un peso specifico molto importante da qui alla fine. No, Perotti non è formalmente ancora un giocatore della Salernitana, ma è un giocatore della Salernitana, perché c'è già un accordo con lui, quindi non verrà meno a questo accordo. Poi nelle ultime ore c'è stata una, come dire, una retromarcia di Ribéry, perché aveva chiesto di andarsene, poi all'ultimo tuffo mi ha chiesto invece di rimanere. Io non sono molto contento, perché Ribéry è un campione e se ritroverà gli stimoli giusti ci aiuterà moltissimo. Ecco, magari si sovrappongono un pochettino i ruoli e le caratteristiche tra Ribéry, Perotti, lo stesso Verdi, però io preferisco averci dei giocatori forti in competizione piuttosto che non averceli. Quindi sono moderatamente soddisfatto. Sì, beh, l'instant team è, come dire, è rappresentato da alcune scelte che erano in qualche misura obbligate per poter rimettere in sesto la Salernitana. Poi però insieme all'instant team abbiamo anche pensato di integrare questi ragazzi un pochettino più attempati con ragazzi molto giovani di 22 anni che saranno il presente e il futuro della Salernitana. Quindi da questo punto di vista sono veramente soddisfatto, perché sarebbe veramente una sorta di sogno, anche se io ho smesso di sognare perché dormo troppo poco, ma sarebbe una specie di sogno riuscire a centrare un obiettivo con questo melting pot che è stato fatto tra ragazzi più esperti e ragazzi molto giovani, che sorprenderanno, ve lo dico subito, sorprenderanno, perché io il distinguo non lo faccio mai tra giocatori giovani e giocatori meno giovani, lo faccio tra giocatori forti e giocatori meno forti. Noi abbiamo preso dei giocatori forti, di questo sono sicuro. Okay. E non sto neanche lì a chiedere, dire avranno bisogno di tempo, eccetera, perché i giocatori forti non c'hanno bisogno di tempo, c'hanno bisogno del campo, certamente avranno bisogno di capire alcune dinamiche, ma i giocatori forti le dinamiche le capiscono subito. Quindi io spero che tutta la gente, tutti i nostri tifosi abbiano fiducia e forza da trasmettere alla squadra sempre, a partire da domenica, da lunedì prossimo, perché senza pubblico e senza un'emozione, una forte spinta popolare fatta di emozione e di passione, non avremo chance. Ma sono certo che il popolo di Salerno risponderà al grande. Bene. Io oggettivamente ho i brividi, no, perché in tanti anni di carriera, no, posso anche dirlo, insomma non è autocelebrazione, però ormai sono parecchi anni, non mi era mai capitato di ascoltare una
una dichiarazione, un commento a braccio come quello di Sabatini, così entusiasta. Ma la sicurezza, proprio la sicurezza. La sicurezza che ha trasmesso è la conoscenza, sì. Cioè ha raccontato le caratteristiche dell'uno dell'altro senza neanche cosa che quasi nessuno fa. Ce l'abbiamo mai sentita. Ecco, tante novità da un direttore di qualità, un direttore che vedi, l'abbiamo detto pure prima di iniziare la trasmissione, lui ha sondato tantissimi giocatori. Giustamente qualcuno non se l'è sentita di venire a Salerno, magari in una situazione di qua, ma lui, lo stesso Izzo, ha parlato di Izzo, un altro giocatore importante, e quindi nella difficoltà di una posizione di classifica non ottimale, figuriamoci in una, cioè io vedo, ecco perché la salvezza sarebbe un traguardo fondamentale per ambire anche a qualcosa in più. Tra l'altro ha speso, questa è forse più notizia dell'annuncio di Perotti, dato così a un passato. Ha detto l'abbiamo preso. Ha speso parole importanti per gli Annoni. Vero. Molto importante. Ha detto è un rammarico non averlo riportato. Vedo che insomma c'è molta nostalgia in questo primo messaggio, insomma, che vedo scorrere. Vabbè, ci sta. Canaglia, nostalgia. Canaglia. Un bel messaggio. Beh, non si è preso un esterno alto che salta l'uomo, molto deluso dalla campagna. Vabbè, ci siamo sempre lamentati che non ci fosse pluralità e quindi va bene così. Come al solito campo e tempo poi è vero che poi un conto sono le premesse che mi sembrano ottime e ha anche spiegato Sabatini di giocatori che non hanno ancora il ritmo partita sì, ma che sono stati acquistati per dare anche un carisma ad un gruppo, perché è vero che forse Fazio non ha i 90 minuti, però probabilmente un elemento come Fazio all'interno di un gruppo sì. Che si sta per assemblare è diventato fondamentale. Sì. Poi è chiaro, il direttore perché è un leader. Sceglie anche i propri generali all'interno del gruppo e quindi evidentemente Sabatini è ribadito diciamo un nickname personalità col quale era famoso a Roma, però per me un comandante Sabatini Fazio non è. Comunque di fatto noi annotiamo luogotenente sì però noi annotiamo questa è la premessa che ho fatto all'inizio trasmissione, sarà il campo poi a giudicare la qualità dei giocatori, noi annotiamo invece e questo credo che rappresenti una garanzia per la tifoseria salernitana, l'entusiasmo con il quale questa nuova proprietà, unitamente al direttore sportivo, ha messo in campo. Ma la cattiveria questo... sì, calcistica nel voler raggiungere a tutti i costi poi... risulta cattiveria calcistica, perché anche nelle dichiarazioni poi si può parlare, ci sono parole di circostanza, ma la convinzione, e ti ripeto, la cattiveria calcistica in questo momento da parte di un direttore... che ne ha vissute di cotte e di crude a livello di Serie A parliamo, questa che non stupisce ma che dà fiducia a tutto l'ambiente. Ma sì, è un ambiente che era assolutamente depresso e che andava in qualche modo per mi meraviglia la dichiarazione su Ribéry. Ribéry aveva chiesto di andare quindi non era c'era più che la questione in sé meraviglia la decisione con la quale diciamo lui l'abbia affrontata non nel senso ma noi siamo abituati diciamo ad anni di oscurantismo Sabatini prende di petto la questione, così come lo fece Iervolino sulle sue passioni calcistiche precedenti, diamo atto che perlomeno questi la situazione la prendono di petto. Assolutamente. E lo so che sarebbe questa la normalità, ma ti ricordo... da dove proveniamo, non dobbiamo mai dimenticare quello che abbiamo vissuto... proprio in termini di comunicazione, non parlo di risultati sportivi, ma in termini di comunicazione, di gestione dei rapporti in questi anni. Vabbè, a partire dal passato, un passato che comunque continua insomma ad agitare un po'
anche gli aerei della tifoseria granata, perché insomma c'è un'inchiesta aperta alla Procura della Repubblica, certo, di Salerno sulla cessione della Salernitana. Diciamo l'ex Copatone, esatto, è stato in città, ascoltato dai PM, poi ne parleremo al limite, apriremo una piccola parentesi, perché oggettivamente non dovrebbero essere, almeno stando le cose, almeno per quello che si conosce, non dovrebbe assolutamente intaccare quella che è in questo momento la proprietà di Ervolino, ma riguarderebbe la vicenda, i trustee Lotito e, diciamo così, chi ha gestito poi l'operazione. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo, riordiniamo un po' le idee, poi ritorniamo e continuiamo a parlare di questa nuova Salernitana, quella che ha preso corpo in questi ultimi giorni di sessione invernale di calciomercato. De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli. Vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura. Da 70 anni e affidabilità. De Filippis Pneumatici. Il passato, il presente, il futuro. A Salerno, dal 1982, Ippocar. Officina e ricambi meccanici. Specialisti nell'installazione di impianti a gas GPL e metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato. Officina meccanica, revisione bombole metano, ricarica aria condizionata, montaggio gancio traino, meccatronica e diagnostica di ultima generazione, ricambi elettrici, meccanici, batterie auto e moto, e inoltre Ippocar e Punto Pro Autoservice, servizio tagliandi auto in garanzia. Ippocar, via Pietro del Pezzo 55. Nuova sede, via Picenza 94100. Ristorante Eureka, i sapori del mare. Tecnoscuola è un ente di formazione professionale. Con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. Inoltre aumenta il tuo punteggio con le certificazioni informatiche EIPAS, dattilografia, FDP 8 moduli e coding ATA. Oppure consegui la qualifica di coordinatore amministrativo, operatore sociosanitario, manutentore del verde e tante altre. Ed infine, segui i nostri profili social e rimani aggiornato sulle nostre offerte. Chiama ora Tecnoscuola, è a Salerno, Fisciano e Battipaglia. Seconda parte di Zona Mista, stiamo raccontando in qualche modo e anche immaginando quello che potrà essere il futuro della Salernitana, insomma protagonista di una sessione di mercato, insomma con autentici botti, 10 acquisti che diventeranno 11 domani con l'ingaggio di Perotti. Per avere un quadro, diciamo così, anche da un osservatorio diverso da quello salernitano, un osservatorio privilegiato di grande competenza, ci colleghiamo con la redazione centrale di Tutto Sport, dove vedo Sandro Bocchio, immagino ancora alle prese con gli ultimi insomma ceselli sulle pagine che domani avremo modo di leggere in edicola con il quotidiano torinese, che ricordiamo fondato da un giornalista salernitano, questo giusto per rimanere in tema, Renato Casalbore. Sandro, intanto grazie, sono ore, mi rendo conto, anche abbastanza concitate, il mercato che si è chiuso da pochissimo, anche se tu che segui quotidianamente la Juventus, il grosso è stato fatto nei giorni scorsi. Ecco, intanto buonasera, che giudizio dai di questo insomma ciclone salernitana che si è abbattuto sul mercato solitamente abbastanza lentino di fine gennaio? Era quello che ti dovevi aspettare, perché comunque tu, società nuova che ha comprato la squadra, ha comprato la società l'ultimo giorno di dicembre, arriva uno come Walter Sabatini, che sappiamo benissimo che dirigente sia, che idee abbia, come si muove sul mercato, con esperienza e capacità.
vedi la situazione della classifica, è logico che tu ti aspetti dei movimenti per cercare di risollevare una situazione, ma soprattutto, come dicevate voi in studio poco prima, per ridare entusiasmo alla città. E mi sembra, da quel che raccontavate, che questo entusiasmo stia tornando ed è la cosa di cui bisogna assolutamente la serenità in questo momento per poter sperare di restare ancora in Serie A. Ecco, che giudizio dai ora dal punto di vista proprio tecnico al mercato della Salernitana, considerando i 10 acquisti, 11 è da scoprire, 11 perché Sabatini ci ha appena detto che domani Perotti firmerà con la Salernitana un impegno di pochi mesi per rimettersi un po' alla prova. Marcello, è tutto da scoprire, perché ci sono giocatori che conosciamo come Sepe, come Mazzocchi, come Verdi, come Fazio, Perotti, Dragusi, altri che onestamente, se tu mi fai vedere la foto e mi dici dimmi qual è Boinen, qual è Mosse, qual è Mica e qual è Ederson, onestamente non so dire. Mi fido di Sabatini da questo punto di vista, anche perché ho visto, sono andato a prendere tre ragazzi di 22 anni che immagino abbiano, oltre a qualità tecnica e tattica, abbiano anche fame, voglia di emergere e quindi di farsi notare in un campionato competitivo e di alto livello come quello italiano. Certo, se Fazio è quello che abbiamo visto per lungo tempo alla Roma, se Sepe conferma la sua affidabilità tra i pali, se Verdi ritrova quella verve che gli conoscevamo, sono giocatori importanti. E appunto, come diceva anche tu, se poi arriva Perotti che ha bisogno di rilanciarsi, che ha bisogno di trovarsi, tu hai un attacco davanti con due vecchi mestieranti come Perotti e Ribéry, ecco, possono fare la differenza in campionato. Senti, tu conosci molto bene Dragusin, no? È un giovane di grande prospettiva che, ricordiamo, la Juventus ha blindato perché rischiava di perdere. È a tuo avviso un centrale affidabile per il campionato di Serie A? Ma qua ne hanno parlato sempre tutti bene, noi non l'abbiamo visto tantissimo perché non ha avuto tante occasioni, però si stava inserendo bene ogni volta che è stato chiamato in causa, ha fatto quello che ci si aspettava da lui. A Genova cominciava ad avere spazio, è arrivata questa opportunità, lui è un centrale molto fisico, è un centrale di forza, se lo metti in coppia con Fazio è una coppia pesante, è una coppia che da poco spazio agli avversari, che però appunto ha bisogno della velocità di altri elementi, perché appunto sono due giocatori molto tosti fisicamente. C'è Giovanni Perna che voleva porti una domanda, Sandro. Sì, buonasera. Rimanendo appunto sul consolidato, sul certo, sul conosciuto, avrei tanto piacere di sentire una sua lettura dell'operazione Verdi, che viene a rilanciarsi in Campania, dove probabilmente ha interrotto un certo tipo di carriera a meno di 30 anni. Lei, che tipo, naturalmente io da tifoso spero che si rilanci alla grande. Lei che tipo di lettura dà l'adattabilità del ragazzo a questa realtà passionale, sì, ma non metropolitana? Potrà secondo lei riprendere il filo di una importantissima carriera interrotta? Forse è la realtà di cui aveva bisogno Verdi, di una realtà che creda in lui, di una realtà in cui senta una fiducia nei suoi confronti, perché dal mio punto di vista il suo problema è sempre stato quello di una fragilità a livello caratteriale. Io l'avevo conosciuto ai tempi della nazionale, quando venne di Ventura, quando venne convocato. Lui a Bologna sta facendo delle cose eccellenti come trequartista, con questa sua capacità di battere punizioni indifferentemente con destro e con il sinistro. È un giocatore di qualità, un giocatore che può dare una marcia in più alla Salernitana, però appunto ha bisogno di ritrovarsi a livello psicologico, soprattutto perché qua era finito in un cono d'ombra da cui, anche quando chiamato in causa col tentativo di cambiare il partito del Torino, non riusciva mai a fare quello che ci si attendeva da lui. Ecco Sandro, prima Sabatini l'abbiamo ascoltato in una video intervista rilasciata a Reti Unificate, insomma parlava della salvezza come una mission impossible quasi della Salernitana per gli altri, non per lui, perché dice ci assegnano soltanto il 7% di possibilità di salvezza. Bene, io questo 7%
me lo voglio giocare fino in fondo, consapevole di aver costruito una squadra che potrà sicuramente lottare fino alla fine. Tu, guardando un po' la classifica e in generale un po' l'andamento della stagione e delle dirette avversarie della Salernitana, credi che ci sia ancora un margine per rimontare in classifica? Se la regia ce la propone, intanto la classifica non ci dispiace. Prego. Ma guarda, non devo spiegarvelo io, ma sono decisive le prossime due partite. Giochi in casa con lo Spezia e poi va a giocare a Marassi con il Genoa. Se tu riesci a fare risultati in queste due partite, innanzitutto recuperi sul Genoa con la tua diretta avversaria a portata di mano, e lo Spezia che in questo momento sta bene, però se tu fai risultato alla Spezia puoi mettere in stirali qualche dubbio. Adesso magari ti parlo del mio orticello, che è quello, sai benissimo, di Alessandria. L'anno scorso Alessandria, un anno di questi tempi, è arrivato lungo, lo chiamarono per rimettere a posto la situazione e per mettere le basi per una promozione in Serie B la stagione successiva. Lui si ritrovò con una squadra e la portò in Serie B agli spareggi, cioè passo dopo passo ha creato l'impresa. E tu magari dici, ok, con Colantuono, con questi giocatori che prendo, inizio a mettere le basi per il futuro, a costruire qualcosa per il futuro nel caso tornassimo in Serie B. Nulla toglie che tu, come diceva Sabatini, hai quel 7%, te lo giochi fino in fondo. Assolutamente, poi molto dipenderà tanto da recuperare quel punticino che manca all'appello, perché la Seta ha avuto un punto di penalizzazione, 11 e non 10, e due partite ancora subì Udice, quelle contro Venezia e contro Udinese. Ho sentito Alessandro, off topic. Come sta andando Mantovani? Mantovani sta giocando adesso in questo periodo, sta facendo giocare lungo, gli ha dato fiducia. Ieri hanno perso in maniera abbastanza sfortunata a Vicenza, perché hanno giocato bene il primo tempo, poi Bai è stato espulso nel giro di pochi minuti, e insomma Mantovani ha preso la fiducia di Longo in difesa, e insomma io ho visto per esempio Alessandro Benevento, ha giocato molto bene contro una squadra di qualità e di forza come il Benevento. Un giocatore che poi peraltro Longo conosce bene, avendolo allenato nella primavera del Torino. Benevento mi hanno detto lo stesso, ha fatto una gran partita contro di loro. Grazie Sandro! Ti grazie a Salerno. E speriamo appunto, esatto, speriamo nel futuro della Salernitana che sia positivo. Grazie Sandro Bocchio, buon lavoro ai colleghi di Tutto Sport, al direttore Xavier Jacobelli, sempre molto vicini alle vicende di Casa Granata, ricordo non soltanto per un'affinità di insomma energia positiva, ma le soprattutto radici. Le radici, radici di Tutto Sport mai rinnegate, quelle di un salernitano, Renato Casalbre, che è stato padre fondatore del quotidiano Topolese. Jacobelli lo ricorda, sì. Jacobelli lo ricorda. Allora, ritorniamo di nuovo a quella grafica che abbiamo a un certo punto interrotto per dare spazio a Sabatini, perché stavamo ragionando sui singoli reparti. Sabatini poi, Luciano, ci ha dato un'ulteriore notizia, no? Sì. Ma come si fa a far coesistere Perotti, Verdi, Ribéry? E poi non so, mentre parlava Sandro, io pensavo, in una situazione del genere magari le maggiori responsabilità e chi ha più da perdere in questo senso di tutta la componente salernitana è proprio l'allenatore. Sì, cioè io vedevo tante situazioni, la società, il direttore, i nuovi acquisti, chi si deve rivalutare, e in tutto questo pensavo è una bella gatta da pelare. Vabbè, paradossalmente in una situazione così facile, così entusiastica, l'allenatore adesso ha una pressione che forse prima non c'aveva, dice ho acquistato fiducia, prima non aveva niente da perdere, ora qualcosina da perdere, ecco perché penso che proprio lui è l'unico in una situazione del genere praticamente a essere il più responsabile. Ecco, però cioè, un allenatore di carisma, di personalità e di esperienza come Colantuono credo che non possa che essere soddisfatto. Cioè, ora ha le armi per poter in qualche modo. Di solito, e l'ha fatto anche lui, ha ragion veduta. ci si lamenta della
dei pochi elementi. Qua chiaramente ci sono quelli che si chiamano, secondo quelle locuzioni classiche, piacevoli problemi sì, di abbondanza. Anche perché si deve organizzare subito. Sì, qua deve organizzarsi, non è che hai il tempo di valutare, di vedere. Non è facile, bisogna dirlo. Perché un'altra ha lavorato su delle situazioni, adesso si trova a dover lavorare su altre situazioni, soprattutto con un altro tipo di mentalità. Perché adesso devi recuperare, cioè devi giocare in un altro modo, devi essere preparato a giocare in un altro modo, perché ti devi, per salvarti, insomma, devi anche cambiare un po' mentalità. Ma sicuramente, ma io credo che il cambio di perché hai bisogno con naturale, arrivano tanti giocatori nuovi. Ecco perché i giocatori di personalità in un discorso del genere ti possono dare una grossa mano, al di là del rendimento poi tecnico e fisico in mezzo al campo. Il giocatore di personalità ti fa acquistare la mentalità per poter giocare in un certo modo, a differenza di un allenatore che, per quanto ti può allenare, però all'interno della struttura squadra, come che dicevo, Fazio, un leader, ma lo stesso Verdi che ha più esperienza e qualità, ti può dare quel qualcosa in più in termini offensivi. Quindi, però, come ti dico questa cosa qui, ti dico che per l'allenatore è una bella da carta da velo. Poi c'è da fare anche un'altra considerazione, Luciano, che nel calcio moderno, post-Covid, con le 5 sostituzioni... Sì, stavo esattamente pensando alla stessa cosa. Non devi avere necessariamente giocatori... Sì. I team ce l'hanno, giocatori che hanno 90 minuti nelle gambe... No, poi... Anche giocatori che in 20-30 minuti ti possono cambiare... Poi dipende dal ruolo anche. Un difensore tendenzialmente te lo puoi gestire... Considerate, ecco perché poi ne abbiamo parlato, devi avere tre centrali, due esterni importanti che puoi alternare, li puoi sostituire senza snaturare la qualità della squadra, che deve essere per tutti i 90 minuti, vista la situazione, importante. Ma e non puoi lasciare niente. Credo che appunto Sabatini abbia disegnato anche questo per quanto riguarda i più esperti. Cioè è chiaro che ci sarà qualcosa di più di un turnover, una condivisione non solo di minutaggio, ma credo anche di responsabilità. Si è parlato e lui ha riportato in auge la questione Ribéry. Franck Ribéry nella primissima parte del torneo, da quando è arrivato, ha fatto sicuramente più minuti di quello che avrebbe dovuto. Ricordo 3 partite in 7 giorni. Ma lui Ribéry l'ha valutato bene, cioè lui ha speso parole importanti per l'atteggiamento che ha avuto Ribéry in una situazione, parliamoci chiaro, altrimenti non l'avrebbe convinto. Ed è qualcosa che non gli verrà più chiesto. Esatto, gli verrà chiesto magari di essere decisivo. Sì. In 35 minuti. Cioè, ora, oggi Ribéry, no, in questo nuovo assetto, questa nuova fisionomia della rosa, Ribéry può essere la ciliegina sulla torta, non la torta, prima era la torta, cioè, nel senso che tutto dipende da Ribéry. Oggi probabilmente sono create le condizioni affinché Ribéry, anche in 30 minuti, anche in 20 minuti, possa veramente fare. Ribéry, che è probabilmente quello che oggi ha, cioè non ha più, insomma, la tenuta sui 70 minuti, sui 80, sui 90, però in 30 minuti Ribéry ti può... Ma io credo che la convinzione di Ribéry, al di là delle parole e della personalità di Sabatini, che lo ha convinto, diciamo così, a rimanere, è stata proprio la visione di una squadra qualitativamente molto più forte, dove lui si può esprimere ancora meglio. Diciamo che lui, almeno per l'impegno, per le qualità, in una situazione un po' così, ha dato il suo. Adesso lui è convinto che in una situazione del genere può ancora migliorare e quindi dare una grossa senza avere poi tutta la responsabilità sulle proprie spalle, ecco, perché veramente, ragazzi, o si illuminava Rubini o Malone dall'altra parte. In più partite effettivamente, insomma, ha portato un carico non ricevibile, quello di essere probabilmente l'unico calciatore o quasi l'unico di una certa cifra tecnica, quello di poter dare del tuo a stati importanti, quello di dover risollevare, giocando una partita intera, 90 minuti più recupero, una situazione che insomma era difficilmente risollevabile.
Adesso Ribéry certamente, sai qual è? Certamente è la capienza di 5.000 personalità, sì, adesso sì. Ma insomma credo che al 50% ci saremo. Già contro lo Spezia? No, contro lo Spezia credo di no. Io altrimenti calcoliamo che sabato c'è il derby. Il derby gioca in casa l'Inter. Vabbè, io non credo che diciamo non è cosa che mi riguardi, perché ho il piacere di annunciare il mio rientro alla Ricchi. Sono stato solo in trasferta in questi ultimi 3 anni e quindi non è il mio problema, però mi auguro che almeno al 50% sì, sarebbe... e più avanti ancora di più, perché può essere importante. La partita, se la Reggia ci propone la classifica, c'è poco da fare. Partendo dalla classifica, anche il prossimo turno purtroppo di tempo non è che ne abbia poi tanto, anche da tutto sport sono stati lapidari queste due partite. Sì, perché purtroppo ma ecco perché in poco tempo devi cercare di organizzarti al meglio, ecco. E non per fare una buona partita, grande risultato. Una delle scelte difficili fra le tante che aveva da fare con l'Antuono è in determinate zone del campo, se affidarsi comunque diciamo un elemento consolidato che lui ritiene valido, oppure a qualche ragazzino incosciente che manco sa forse bene la classifica, sì, sì. E sbatterlo dentro, anche questo è una dicotomia. Io credo che anche nella formazione iniziale si confronterà con il direttore, ma non perché dice chi deve giocare, io credo che proprio perché ha inciso poco sul mercato, necessariamente, credo che Colantuono sia furbo da questo punto di vista, interfacciare col direttore per vedere un po' come strutturare diciamo così la squadra da mettere in campo. All'uomo di campo, vabbè, abbiamo già detto abbondantemente che c'è un'emergenza, no, di queste due partite, ma insomma proviamo ad andare avanti, se proviamo ad andare avanti vuol dire che le cose sono andate se la Sedana supera a pieni voti con le prossime partite, si riapre tutto. Avrebbe un significato una preparazione differenziata in base a quelle che sono le condizioni di tanti dei vari calciatori? Adesso no, adesso ti devi affidare, ma perché c'è poco tempo, una preparazione differenziata per mettere in condizione, poi bisogna vedere prima in che condizioni, io credo che per mettere in condizioni i giocatori ti potrebbe portare almeno nelle prime uscite qualche problema, anche muscolare, visto che poi le partite sono, adesso devi cercare di ottimizzare, ecco perché il lavoro di Colantuono paradossalmente adesso è molto più complicato per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, però è normale, meglio sempre avere questo tipo di problema che altri, che magari girarti dietro e non provare. Un campionato che dura nella migliore delle ipotesi 19 partite, Nella migliore delle ipotesi 19 partite. Sono 19 partite di cui purtroppo ne puoi sbagliare poche. Le prossime due possono veramente insomma segnare, poi calcoliamo però sempre. Questa è una squadra che mentalmente forse non avendo vissuto la sconfitta e le sconfitte in serie, è una squadra che farà mentalmente può giocare più è fresca, io credo che questo sia importante, perché poi al di là della qualità degli acquisti tutti questi giocatori tra virgolette hanno poco da perdere, cioè loro è un'impresa riuscire a salvare la Salernitana. Per questo io dico che sarebbe importante accoglierli in una Reggia che noi conosciamo, che loro non conoscono. Anche perché Ederson giocava di fronte a 40.000 spettatori, non è che giocavano nei campetti. Allora, se la Reggia ci propone classifica e prossimo turno, proprio per insomma focalizzare ancora di più l'attenzione, abbiamo già visto la classifica, però insomma un ragionamento un po' più insomma sereno e in qualche modo circostanziato, io proverei a fare la cosa positiva è recuperare subito le partite, potrebbe essere una cosa perché fin quando aspettare. Sai quando ti trovi, cioè recuperare subito naturalmente sperando
di fare, di cogliere. Quando stai lì in quella posizione di classifica, al di là pensi sempre sì, devo recuperare le partite, però vedi, mo visualizza la classifica, è sempre ecco, se Reggio ce la propone proprio per insomma in qualche modo ragionare sul dato che vede la Salernitana, lo ricordiamo, ultima, 10 punti, punto in meno rispetto a quelli conquistati sul campo, sì. Dovrebbero essere 11, anche un punto in questo serve, sì. Ed è tanto, è il 10% della dotazione attuale, esatto, quindi è veramente importante. Diciamo che anche chi occupa insieme alla Salernitana i bassi fondi della classifica non è stato a guardare, no? Perché il Venezia si è mosso, il Genova si è mosso, il Cagliari si è mosso, Sampdoria si è mosso. L'unica squadra ferma, ma non poteva fare diversamente, è lo Spezia. Sì. Lo Spezia che però ha una dote di 25 punti. Dove pesano tantissimo si è autoprocurato, magari le ha vinte le partite, c'è poco da fare. Sì. Però ecco, lo Spezia vogliamo continuare a tenerlo dentro la lotta, anche se effettivamente sono 15 punti, però è una persona da battere. Guarda, sicuramente adesso tutte le squadre che stanno sulla destra della classifica sono squadre da battere, cioè, sì, ma la Salernitana deve sbagliare poco. In linea generale, noi siamo messi così male, e quindi non è un ragionamento di presunzione, ma è un ragionamento di disperazione, acqua alla gola, che credo possiamo tranquillamente derubricare le famose partite nelle quali non erano queste le partite nelle quali bisognava ora tutte fare le partite sono... ovviamente non significa andare lì alla Garibaldina, però voglio dire, devi cercare veramente di prendere dove puoi, no? Anche diciamo, perché le altre squadre l'hanno dimostrato che si può fare risultato, cioè, non è che non le dici vai lì, ecco la mentalità, puoi fare risultato, cioè non è detto che l'ha fatto, e poi con equilibri di classifica magari più consolidato oggi una di quelle squadre che non guardi, no, come possibile competitor, diventa più facile affrontarla nelle ultime 4 sì, 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 e chiaramente per fare questo devi tenere la fame e la speranza accesa. Sì. Io vorrei soltanto ricordare, non andando troppo in là, però Torino sarà ospite della Rechi, Sassuolo sarà ospite della Rechi, Empoli è una squadra con la quale in caso fuori fa poca differenza, è una squadra che gioca a prescindere dal fatto, e quindi è una partita che ti viene a giocare, sapendo e conoscendo la forza tecnica dell'Empoli. Il Bologna sarà ospite della Rechi, l'Udinese ci dobbiamo giocare due volte. Speriamo. Speriamo. A Genova si andrà a giocare contro la Sampdoria, così come contro il Genova, sono scontri diretti. Il Cagliari sarà alla Rechi, il Venezia sarà alla Rechi. Quindi, io credo che con la Salernitana se la giocheranno sempre tutte per vincere. Perché al di là degli acquisti, noi sappiamo, noi gli acquisti, la squadra si è rinforzata, però è naturale che le squadre in Serie A insomma vanno a giocare con l'ultimo in classifica, pensano un'opportunità di poter fare punti, quindi se la vengono a giocare in maniera aperta, e questo potrebbe tra virgolette vediamo il prossimo turno. Ricordiamo che dopo un weekend di pausa riparte il massimo campionato di Serie A. Vediamo il prossimo turno, caratterizzato ovviamente dal derby di Milano tra Inter e Milan, che si giocherà sabato alle 18, c'è Atalanta Cagliari, e questa è una partita importante guardando, diciamo così, le cose sono tutte importanti anche perché è un turno che Bologna e Empoli, anche carta. Un sano pareggio verrebbe accolto con soddisfazione, perché lascerebbe due squadre un po' nell'oblio: Fiorentina Lazio, che è Inter Milan, Juventus Verona, Roma Genova, altra partita che guarderemo con attenzione, sì. Salernitana Spezia, neanche a dirlo, si giocherà lunedì sera, il posticipo della Monday Night, non andremo in onda lunedì sera, lo ricordiamo, perché insomma avremo il piacere di essere alla Rechi per raccontarvi Salernitana Spezia. Sampdoria Sassuolo, anche questa è una partita insomma da molto aperta, assolutamente. Udinese Torino, Venezia Napoli, ecco, è una giornata, ragazzi, lo stiamo dicendo da parecchio, sono tutte importanti, sì. Cioè, tutte le partite insomma, però sulla carta, per quelli che sono diciamo così le dirette concorrenti in questo momento, le più vicine alla Salernitana, soprattutto il Venezia, che in questo momento è la prima squadra che
Insomma, sono tutte partite sulla carta complicate. Cioè, guardando la vincendo... classifica, però, Luciano, anche la Sedana, perché lo Spezia, noi forse lo dimentichiamo, ma ha 25 punti. Sì, sì, però rispetto alla Roma, all'Atalanta, al Napoli, con tutti gli Spezia, il rispetto per lo Spezia, cioè, guarda, cioè, sono squadre che, ripeto, sulla carta, però la Salernitana deve fare pochi calcoli, deve riuscire a fare più punti possibili in ogni partita. Non facciamo calcoli, andiamo in pubblicità. Le video partono tutte e tre. De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli. Vendita e assistia e affidabilità. De Filippis Pneumatici, il passato, il presente, il futuro. A Salerno, dal 1982, Ippocar. Officine e ricambi meccanici. Specialisti nell'installazione di impianti a gas GPL e metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato. Officina meccanica, revisione bombole metano, ricarica aria condizionata, montaggio gancio traino, meccatronica e diagnostica di ultima generazione. Ricambi elettrici, meccanici, batterie auto e moto. E inoltre Ippocar e Punto Pro Autoservice. Servizio tagliandi auto in garanzia. Ippocar. Via Pietro del Pezzo 55. Nuova sede, via Picenza 94100. Ristorante Eureka, i sapori del mare. Tecnoscuola è un ente di formazione professionale. Con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. Inoltre aumenta il tuo punteggio con le certificazioni informatiche EIPAS, dattilografia, FDP 8 moduli e coding ATA. Oppure consegui la qualifica di coordinatore amministrativo, operatore sociosanitario, manutentore del verde e tante altre. Ed infine, segui i nostri profili social e rimani aggiornato sulle nostre offerte. Chiama ora Tecnoscuola, è a Salerno, Fisciano e Battipaglia. 3 anni, un mese. Bene, 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 siamo in conclusione, stavamo ragionando a beneficio di chi insomma ha visto questa irruzione post pubblicità. Sulle capienze. Sulla capienza della Lega, perché veramente questo è un cruccio, perché io immagino che con l'entusiasmo che si è scatenato intorno nuovi insomma, giocatori. Alla nuova proprietà, insomma ai tanti nuovi giocatori, a questo rigurgito di passione, di speranze per il finale di stagione, la Lega avrebbe presentato non ho seguito il dato della finale della giornata, ma ho visto che in mezz'ora erano stati venduti 2000 biglietti. Sì, sì, ti aggiorno che dovrebbe essere allora andiamo 3000 biglietti, sì, 3000 biglietti per diciamo che siamo quasi. La Reghi ha risposto sempre presente prima. Aspettate, l'ufficio stampa della Salernitana alle 17.12, quindi è una comunicazione l'ultima, parla di 5.653. Quindi saremo oltre. Di cui 3 per gli ospiti, 3 tifosi dello Spezia. Vabbè, pure lunedì sera. Quindi diciamo che se siamo già al sold out, dovesse essere quella la capienza, anzi siamo anche 600 biglietti. Avevi dubbi? Avevi dubbi? No. Vediamo, cioè, vediamo cosa. Noi ci auguriamo insomma che qualcosa possa succedere in questi giorni, capiremo, ma queste sono vicende che riguardano i piani alti, certo. Insomma, FIGC Lega, soprattutto governo. Esatto. E non mi pare che in questo momento tra governo italiano, FIGC Lega, i rapporti siano propriamente idilliaci, su qualcosa bisogna pur ritrovarsi. Insomma, il governo ha innanzitutto una relazione complicata con se stesso, però qua insomma, andiamo veramente. Lasciamo, non ribadiamo
Altri campi, abbiamo detto, insomma, nel corso della trasmissione che avremmo aperto una piccola parentesi su questa vicenda giudiziaria che riguarda la Salernitana, l'ex patron della Salernitana Claudio Lotito, l'ex co-patron della Salernitana Claudio Lotito, è stato convocato in procura a Salerno, dottor Borrelli, per rispondere sulla base di quello di, sulla base dell'esposto presentato da questa società svizzera, il fondo svizzero che aveva formulato un'offerta poi non raccolta dai trustee, Lotito superiore, mi sembra. Sì, superiore sì, a poi alla cifra alla quale Iervolino sì. ha chiuso l'operazione. Lotito in qualche intervista ha più volte sottolineato come l'offerta di 10 milioni di euro non fosse congrua rispetto a quella della Salernitana. Chiaramente c'è un esposto presentato proprio alla Procura della Repubblica di Salerno, quindi è normale che insomma un fascicolo sia stato aperto. Lotito come persona interessata informata dei fatti è stato ascoltato. Informata poi relativamente se le procedure sono state rispettate. Esatto. Sì, e infatti, perché lui dovrebbe essere il terzo, sì, insomma, non, c'è, non credo. Dovrebbe essere no, i trustee laddove, sì, esatto. Laddove a essere indagati è un atto dovuto, comunque probabilmente informato. Anomala, un atto, da quello sì. che ci risulta, non dovrebbero esserci ripercussioni sulla nuova proprietà della Salernitana che ha formulato la sua offerta, è stata accolta, sì. ritenuta congrua e a quelle condizioni ha acquistato la Salernitana. Se i trustee hanno preferito l'offerta di Iervolino a quella del fondo svizzero, nel rispetto di quelle che sono le condizioni che sono trapelate, è stata diciamo anticipo, caparra e saldo assolutamente, sì. quindi poi eventualmente saranno i trustee a spiegare nelle sedi opportune, insomma, non so, diciamo, da dove fosse, pare che non vedano l'ora di spiegare, forse staremo a vedere. Noi onestamente siamo spettatori, a tenerci sì. fuori da questa, abbiamo tante cose da fare, esatto, ci sono un po' di cose importanti da fare, da vedere, sì. e da vedere. Grazie Giovanni Perri, grazie a voi. Grazie Luciano Carrà. Grazie a te. Grazie a Nicola Roberto che è stato in nostra compagnia. Grazie all'ufficio stampa della Salernitana, molto solerte nel proporci la video intervista realizzata con Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, al collega Sandro Bocchio che abbiamo avuto in collegamento da remoto. Lunedì prossimo, come dicevo, non andremo in onda perché ci sarà spazio per il racconto di Salernitana Spezia. Ci ritroviamo tra due settimane nella speranza di poter ancora proseguire su questa onda emozionale, sospesi in questa nuvola granata, dalla quale onestamente non facciamo assolutamente fatica a ritrovarci. Grazie a voi e grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand. Radiologia, medicina nucleare, analisi cliniche, fisioterapia, centri Verrengia. La tua salute, il nostro impegno. A Salerno, dal 1982, Ippocar. Officine e ricambi meccanici. Specialisti nell'installazione di impianti a gas, GPL e metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato. Officina meccanica.